Scade il prossimo 26 gennaio il bando per il servizio civile che mette in campo posti di lavoro per ragazzi che siano giovani tra i 18 e i 28 anni. Ne abbiamo già parlato nei nostri appuntamenti informativi con gli enti comunali che mettono a disposizione posti per lavorare nei loro spazi. C'è anche questa sera ospite con noi Lega Coop Umbria perché, e buonasera, ben trovato ad Andrea Radicchi che per Lega Coop Umbria si occupa proprio di servizio civile. Dicevamo, c'è anche Lega Coop che ha la sua offerta nell'ambito proprio del servizio civile. Allora Andrea, quanti posti sono disponibili nel territorio di riferimento dell'Alto Chiascio e soprattutto quali sono le aree di intervento? Grazie a voi, buonasera a tutti. Sì, noi mettiamo a disposizione come Lega Coop Umbria attraverso la nostra cooperativa ASAD di riferimento nel territorio più di 10 posti per giovani di 18 a 29 anni, quindi non compiuti, per attività di servizio civile. Noi storicamente da 20 anni che siamo presenti in quei territori anche attraverso l'esperienza di servizio civile, molti giovani hanno potuto trovare anche alla fine di questo percorso la loro esperienza lavorativa, quindi anche un contesto di lavoro. Vorrei ricordare che un 30% dei giovani che fanno questa esperienza con noi poi trovano una collocazione lavorativa. Noi attraverso un'attività di tutoraggio, di affiancamento durante questi 12 mesi rilasciamo anche alla fine un attestato specifico valevole ai fini curriculari. Ecco, ricordiamo qual è l'impegno orario che viene richiesto e se vogliamo anche in giorni che viene richiesto ai ragazzi che poi aderiscono al servizio civile e ricordiamo anche che sono retribuiti. Sì, allora, innanzitutto l'esperienza annuale, quindi il servizio civile dura un anno. L'impegno sono 25 ore settimanali con un rimborso da parte dello Stato per questa esperienza di servizio civile di 444 euro. Ricordiamo che cos'è in breve il servizio civile, un'esperienza di cittadinanza attiva, è un'esperienza per i territori e per la cittadinanza. I giovani si mettono a disposizione degli atti attraverso attività che vanno poi a difendere il territorio, a difendere la patria con attività diverse dalle armi, ricordiamo la vecchia obiezione di coscienza, però anche un'esperienza di vita importante, nonché una crescita professionale. Noi lì abbiamo 5 progetti a disposizione, nel Gubbio, Gualdo, in quelle aree lì, negli anziani, nella salute mentale, nella disabilità e nell'area minori. Quindi questa è la nostra offerta in quei territori specifici. Ecco, è anche un momento davvero di crescita e allora proviamo a far capire a chi magari ci ascolta come poter aderire e dove potersi rivolgere per poter partecipare al vostro servizio civile. Come dicevi correttamente te, il bando scade il 26 di gennaio alle ore 14, quindi i giovani devono possedere lo SPID di secondo livello per poter fare domanda, quindi la prima cosa che devono fare è devono aprire questo SPID, quindi l'identità personale, andare attraverso o il sito del servizio civile oppure il nostro sito che è www.legacoopumbria.coop, dove viene esplicitato molto bene tutti i passi per fare domanda. Possono essere letti i progetti, verificare le sedi o le città di preferenza per i giovani. Quindi l'invito è di correre in questi giorni a fare domande. Ecco, chiediamo una cosa, servono dei prerequisiti, insomma, oppure bisogna solo avere tanta buona volontà e voglia di mettersi in gioco? Ma no, guarda, il servizio civile è aperto a tutti, come dicevamo prima, il requisito è solo l'età. Poi è la voglia di mettersi in gioco, la voglia di crescere, è la voglia di dare una mano agli altri, soprattutto. Benissimo, grazie ad Andrea Radicchi per essere stato con noi. Ovviamente l'invito è per tutti voi ad aderire a questi progetti che sono assolutamente di grande valenza educativa ma anche professionale. Grazie ad Andrea, proseguiamo con il nostro telegiornale. Grazie a te.